E gridate, 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 sai a me che me ne importa. Per cui io penso che oggi siamo all'interno totalmente del regime capitalistico e si tratta appunto di aggiornare il discorso di Marx, portarlo all'altezza dei tempi, avrebbe detto Gramsci, ben sapendo però che la logica di sviluppo del capitalismo sempre quella è: crescita smisurata e fine a se stessa del valore a scapito della vita umana e del pianeta. Questo è il punto che mi permette di dire che oggi questa economia finanziaria è un momento interno della logica di sviluppo del capitalismo. Per quel che riguarda l'euro, la vicenda è molto complicata. Nel libro è accennata la questione dello Stato, dell'Europa. La pongo in maniera molto sintetica. Io, telegraficamente lo dico, sono per l'uscita immediata dall'euro e dall'Europa. Immediata e incondizionata, prima che inizi la lunga notte che non ha mattino, citando questa volta Puccini. Per il fatto che oggi l'euro serve, sarò telegrafico, a togliere di mezzo il vecchio modello europeo di capitalismo, quello cioè che ha il welfare state, che ha diritti sociali inalienabili, quello che ha la scuola e la sanità per tutti, quello cioè che si è venuto costituendo in forza di logiche di lotta sociale di classe combattuta sul campo, che ha portato all'acquisizione di alcuni diritti sociali, ripeto, perché l'errore della sinistra, vi tornerò, è quello di pensare che i diritti siano solo civili. I diritti sono anzitutto sociali. I diritti civili senza i diritti sociali non hanno valore. Questo è il punto fondamentale. Ebbene, questo capitalismo europeo, che era quello che c'era, ad esempio, quando eravamo bambini noi, c'era ancora quel modello di capitalismo con delle garanzie per tutti. Ebbene, questo modello di capitalismo europeo deve essere distrutto e sostituito da un modello americano di capitalismo, che è il modello del capitalismo della liberalizzazione selvaggia di tutto, della sanità, della scuola, della trasformazione in merce di ciò che fino a ieri erano beni comuni e così via. Ora, l'euro serve esattamente a questo, a far fuori tutti i diritti sociali, il welfare state, e imporre il modello americano di capitalismo. Questo è il punto fondamentale. L'euro, in un colpo solo, ha cancellato 150 anni di diritti sociali conquistati sul campo. L'euro sta di fatto togliendo di mezzo il capitalismo europeo. Ora, potremmo dire che nello scenario globale vi sono tre tipi di capitalismo oggi, no? Oggi non c'è più lo scontro capitalismo-comunismo, c'è il capitalismo che ha diversi volti, potremmo dire. C'è il capitalismo americano, che ho già evocato, liberalizzazione totale, governance, everything goes, se te lo puoi permettere, però sempre. Tutto va bene se hai soldi. Quello europeo che, pur coi suoi limiti, ha dei diritti sociali, e poi c'è il capitalismo cinese, che è un'altra cosa ancora, che è il capitalismo che unisce il volto più perverso del capitalismo e quello più perverso del comunismo, no? In cui le ex oligarchie comuniste gestiscono la moneta, gestiscono la produzione e così via. Ora, l'Europa di fatto sta, potremmo dire, si sta giocando la partita per la soppressione del capitalismo europeo e la sostituzione con quello di tipo americano. L'euro serve esattamente a questo. L'euro serve esattamente a questo. Prova ne è oltretutto che l'euro non è l'Europa. L'euro è l'eurocrazia. Cioè non c'è l'Europa, c'è l'euro. Questo è il punto fondamentale. Non c'è la cultura, la grande cultura europea. Se voi prendete le banconote dette euro, non trovate i grandi monumenti europei, trovate dei monumenti assolutamente astorici, asettici, che possono essere presi da qualsiasi luogo del mondo, no? Non c'è la storia dell'Europa. L'euro serve esattamente a questo, e prova ne è oltretutto che il primo passo da compiere per avere un'Europa unita, secondo il nobile sogno di Erasmo, di Spinelli o di Kant, sarebbe quello di avere un'Europa geopoliticamente indipendente. Ma a questo punto bisogna chiedersi le basi americane sul suolo europeo che ruolo giocano, no? Evidentemente. Contro chi devono difenderci? Ve lo sarete chiesto. Dal comunismo, ma non c'è più da 20 anni. Dal fascismo, non c'è più da 60 anni. La risposta che io do nel libro è che le basi americane in Europa
devono difenderci da noi stessi, cioè dall'idea che possa nascere un'Europa diversa e alternativa rispetto al folle sogno dell'impero americano che in nome della special mission pretende di imperialisticamente colonizzare il mondo. Ora, impostata così la questione, bisogna uscire dall'euro evidentemente. Il processo degenerativo è iniziato, potremmo dire, nel 92, con Mani Pulite, che è stato un colpo di Stato extraparlamentare di tipo giudiziario, quando la vecchia e pur corrotta Prima Repubblica, dotata quella sì di un vero welfare state, è stata smantellata e si è aperto il primo ciclo di grandi privatizzazioni capitanato da Silvio Berlusconi, ma non solo da lui, perché la sinistra si è alternata regolarmente in quegli anni. E poi, il secondo momento fondamentale di questo processo di privatizzazione selvaggia, mette capo al 2011 al governo tecnico Monti, no? Tecnici economici, nemmeno più politici, non votati da nessuno e messi lì direttamente come appunto una giunta militare, no? L'euro permette oggi di fare alla Germania quello che essa non è riuscita a fare nel 40 con i carri armati. Questo è il punto. La logica è quella: non ci sono i carri armati, ma c'è lo spread, non c'è più l'ultimatum militare, ma c'è l'ultimatum economico, le famose 48 ore per adeguarsi alle norme di tipo economico. Ora, bisogna uscire dall'euro, ci chiedono continuamente di fare sacrifici, no? La retorica capitalistica è quella del sacrificio, perché il capitalismo, in quanto forma monoteistica, monoteismo del mercato, come tutti i monoteismi, implica l'idea del sacrificio, no? Il popolo greco è stato sacrificato sull'altare di Monsieur le Capital, direbbe Marx, probabilmente se non ne usciamo in fretta domani saremo sacrificati anche noi sull'altare del capitale, e ci chiedono continuamente di fare sacrifici, ci toglieranno soldi dai conti per, appunto, in nome di questa logica perversa del sacrificio. Ora, fare sacrifici può avere senso se si fanno sacrifici per i figli o per i nipoti, ma i sacrifici che oggi ci chiedono sono sacrifici per il capitale finanziario, appunto, per mantenere quello, le banche, il capitale finanziario. E in tutto questo, capite bene, bisogna rifiutarsi totalmente di fare i sacrifici e uscire dall'euro. Per cui il fatto che né destra né sinistra mettano seriamente in discussione l'euro è la prova che bisogna abbandonare questa falsa dicotomia, che è una protesi manipolatoria di tipo ideologico che serve esattamente a non far capire nulla della realtà in cui viviamo. Per questo in questo libro troverete tematizzati, potremmo dire, punti che non sono né di destra né di sinistra, no? Ogni tentativo di dire che questo libro è di destra o di sinistra fallisce, perché il libro è equidistante da destra e sinistra e propone nuove categorie interpretative. Destra e sinistra vengono citate solo in negativo in questo libro, no? Oggi chi continua a pensare che la realtà in cui viviamo sia interpretabile con la dicotomia destra e sinistra viene definito in questo libro un intellettuale della linea Maginot. Cioè, gli intellettuali della linea Maginot sono quelli che combattono con le vecchie carte sui nuovi territori. E queste vecchie carte, peggio ancora, sono direttamente fornite dal nemico, che ha tutto l'interesse a pensare che il problema sia destra-sinistra, comunismo o fascismo. Mai prima di oggi, mi permetto di dire, una guerra era stata condotta con le carte direttamente fornite dal nemico. No? Bisogna fare un riorientamento nel nostro pensiero, e questo libro nel suo piccolo prova a farlo. Siete autodaccordo.